Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di Airbnb, case vacanza e come prepararsi e come mi sto preparando a questa stagione estiva del 2021. Quindi se ti interessa il business delle case vacanza, resta connesso e guarda tutto questo video che sicuramente troverai interessante. A tra poco. Come ben sappiamo, quest'anno non sarà e non è stato nemmeno il 2020 un anno molto profittevole per il turismo, tranne per una categoria, che sono le case vacanza o comunque resort o attività che hanno a che fare con i posti stagionali del luogo, per esempio i posti, che ne so, a Rimini, okay? Che ha una casa al mare vicino a Rimini. Perché? Perché essendoci poco turismo, le persone preferiscono muoversi dentro la propria regione e quindi andare a farsi la vacanza con l'auto anziché prendere l'aereo o il treno o altri mezzi. Quindi questa parte di business non è stata intaccata, almeno l'anno scorso in estate. Quest'anno non lo sappiamo, ma penso che non sarà intaccata nemmeno quest'anno. Quindi se non hai una casa vacanza al centro della città, se non hai una casa vacanza per i turisti, sicuramente puoi cominciare a prepararti, o se puoi intraprendere questo business, questo può essere il momento giusto. Puoi trovare case in affitto in località estive, in località di mare, che puoi subaffittare tramite consenso con Airbnb e altre piattaforme. Ho già fatto un video a riguardo l'estate scorsa, te lo lascio nella scheda qua sopra. Ma detto questo, come mi sto andando a preparare per iniziare questa stagione? Perché siamo a gennaio, ragazzi, ma dobbiamo prepararci da ora per affittare in estate. Gli affitti, le persone cominciano a fare gli affitti da ora. Io infatti su Airbnb sto già iniziando a ricevere diverse richieste, sto iniziando a ricevere chiamate e soprattutto devo iniziare a pubblicizzare, a ottimizzare l'annuncio, devo iniziare a far conoscere il mio annuncio ai potenziali clienti e cercare di affittarla e prendere le caparre e bloccare le date. Che questo è il momento giusto per iniziare, non prima, non dopo. Inizi ora, così hai 4 mesi per occupare tutte le date estive. Detto questo, come mi sto andando a preparare, ragazzi? Allora, prima di tutto, quello che faccio è andare a controllare i miei annunci Airbnb, se non ho bisogno di aggiornamenti, se non ho bisogno di migliorie, di vedere se ho prenotazioni in corso e magari ho dimenticato dell'estate scorsa perché ci sono persone che prenotano magari un anno prima o 10 mesi prima. Vado a sistemare i prezzi, perché magari per esempio quest'anno vado ad aumentare i prezzi per diversi motivi, sia per la questione che vi ho detto prima, che ci sarà più turismo locale, sia per una questione che ho intenzione di fare dei lavori di ristrutturazione in questa casa, quindi aumentare il valore. E dopo aver guardato tutti gli annunci su Airbnb, averlo ottimizzato, quello che vado a fare è cercare di aggiungere un audience fuori da Airbnb e sfruttare anche gli altri canali, come per esempio il marketplace di Facebook, che ogni anno è sempre più grosso. Quindi andrò a inserire un annuncio sul marketplace Facebook, mi assicurerò di mettere tutte le foto strategiche del luogo, di far vedere tutte le vicinanze, far vedere le parti esterne della casa, le parti più interessanti della casa, e magari non mettere quelle meno interessanti. Andrò a mettere una descrizione accurata dove cercherò di trasmettere emozioni alle persone che la leggono, quindi senza formalità, senza casa 6 vani, casa 3 vani, no, andrò a cercare di mettere un'emozione a chi legge, magari andando a enfatizzare le parti esterne, ma non solo dicendo che ci sono grosse parti esterne, ma andando a enfatizzare cosa possono fare. Per esempio andrò a mettere che possono farsi un barbecue in famiglia, godersi il tempo in famiglia, che i loro bambini possono giocare attorno alla casa in sicurezza, che non avranno problemi di parcheggio e quando arriveranno subito potranno parcheggiare e scendere al mare. Dopo aver fatto l'annuncio Facebook, aver assicurato tutte le foto e le descrizioni sono fatte correttamente, quello che andrò a fare è fare la stessa cosa su altri canali maggiori per questo tipo di affitti, come per esempio Subito.it e Kijiji. E l'altra e ultima cosa che andrò a fare in questo momento è andrò a contattare tutti i miei ex clienti, tutte le persone che hanno già affittato da me e che sono state felici di stare da me, quindi comunque non ci sono state, diciamo, feedback negativi, comunque non ci sono state lamentele, e gli andrò a dare la priorità per l'affitto, perché ragazzi è
è più facile che una persona che già è stata e gli è piaciuta a casa vostra, per quanto riguarda gli affitti locali e estivi, torna da voi e affitta nuovamente da voi, e potete anche aumentare il prezzo rispetto all'anno prima. Quindi andrò a contattare queste persone che hanno già affittato, che hanno affittato gli anni passati o anche solo l'ultimo anno, e io andrò a dire: ciao, guarda, la casa è di nuovo in affitto, io solitamente do la priorità a chi è già stato e si è trovato bene, ci siamo trovati bene a vicenda, e così potrai affittarla per tempo nelle date che preferisci, visto che al momento le date sono quasi tutte disponibili. Fammi sapere se c'è qualche data che ti interessa, così ne parliamo. Questo lo andrò a fare tramite la chat Facebook, tramite messaggi WhatsApp e, diciamo, tutti i canali che ho a disposizione per ricontattare i miei vecchi clienti. Questo per quanto riguarda gli affitti fuori dal B&B. Dentro il B&B non lo vado a fare, perché è più difficile, perché chi affitta dentro il B&B la maggior parte viene da altri luoghi e cambia luogo ogni anno, ma comunque puoi sempre provare. Dopo aver fatto questo e aver inserito l'annuncio, quello che andiamo a fare è andare nella casa, nella proprietà, se già ce l'hai, se già è pronta, e andiamo a fare delle migliorie, andiamo a sistemarla per la stagione estiva, ma perché la stagione estiva, ragazzi, non parte a giugno, la stagione estiva parte già da aprile, salvo strane restrizioni, salvo strani eventi mondiali, perché le persone ne fanno a passarsi le feste, vanno a passarsi i giorni di scampagnata, i giorni rossi, e già li puoi affittare per uno o due giorni. Personalmente io affitto un minimo di una settimana, tranne per periodi fuori stagione, dove posso anche affittare per due o tre giorni, se mi conviene. Perché, ragazzi, affittare per un giorno, secondo me, non conviene, in base al business che hai, in base all'attività che hai, perché ovviamente ci sono delle spese fisse, tra pulizia, tutto quello che serve, accessori, biancheria, lavaggio, bollette, tutte cose. Ovviamente andare a preparare anche la casa con biancheria pulita, con biancheria nuova, tovaglie nuove, andare a dare una rinfrescata, tutte queste cose, e andare a correggere ovviamente le lamentele, quindi entrare in quei B&B, vedrai le valutazioni un po' più basse che avrai ricevuto, comunque nei messaggi, le note che hai preso dall'anno prima, sui miglioramenti che le persone vogliono, per esempio se si lamentano che non è l'aria condizionata, per mettere l'aria condizionata, se si lamentano della mancanza di un tipo di biancheria, la vai a raggiungere e vai a fare miglioramenti anno dopo anno, stagione dopo stagione, o anche dentro la stagione stessa. Questo è come si inizia la stagione. Bene, ragazzi, questo è tutto. Vi terrò aggiornati con altri video. Ricordatevi di iscrivervi, così rimarrete aggiornati e riceverete le notifiche. Faremo altri video di guardando la casa da vacanza, per vedere step by step come un host dovrebbe comportarsi, come un host dovrebbe fare il check-in, come un host dovrebbe organizzare il tutto e come avere un'attività soddisfacente tramite Airbnb e gli affitti brevi. Quindi non vi perdete questi video e rimanete aggiornati. Ci vediamo al prossimo video, grazie di avermi seguito, ciao, alla prossima!